La rassegna organizzata dalla Biblioteca Fardelliana, dal Comune di Trapani e dal Luglio Musicale si aprirà il 4 di aprile e andrà avanti fino all'11 di giugno. Il ciclo di incontri letterari sarà curato dal giornalista e scrittore Giacomo Pilati, che incontrerà diversi autori. In tutto sono previsti 7 appuntamenti. Si comincia il 4 aprile con Simonetta Agnellorbi, forse la scrittrice italiana più venduta e più popolare non solo in Italia ma all'estero, con La Mennulara, che è una nuova riedizione. Il 10 aprile con Toni Capuozzo, uno dei più grandi giornalisti italiani, che presenta La culla del terrore, in cui racconta la nascita del terrore in nome di Allah, un diario di guerra ma anche una biografia. Il 29 aprile Luca Bianchini, che è uno scrittore molto amato dai giovani, dai suoi libri sono stati tratti lì film di successo come Io chiamo solo te, La notte e la cena di Natale, presenta So che un giorno tornerai, un libro che fa i primi 10 libri in classifica. Il 9 maggio Nini Ravazza, che è un autore trapanese che con il suo libro Diario di Tonnara ha raccontato la nostra storia ad un platea mondiale del Festival Cinema di Roma, perché dal suo libro è stato tratto l'omonimo film prodotto all'Istituto Luce. Il 24 maggio una grande scrittrice siciliana, Silvana Grasso, con La domenica vestivi di rosso. Il 6 giugno un magistrato che ha segnato la storia giudiziaria del nostro paese, dal caso Eni al pool Mani Pulite, con Democrazia, un saggio colloquiale su giustizia, libertà, diritti. E chiudiamo l'11 giugno con un'autrice molto popolare, Catena Fiorello, il libro come titolo Tutte le volte che ho pianto. Trapani Incontra è stato presentato nel corso della conferenza stampa tenuta stamattina a Palazzo Dalì, alla presenza, oltre che di Giacomo Pilati, del sindaco Giacomo Tranchida, della direttrice della Biblioteca Fardelliana Margherita Giacalone e dell'assessore Rosalia Dalì, che ha ricordato come la rassegna letteraria si terrà in vari siti storici e culturali della città. Trapani Incontra è una rassegna letteraria itinerante, infatti saranno 7 appuntamenti con autori di fama nazionale in 7 luoghi diversi, un modo anche per scoprire la città, leggere, conoscere nuovi libri, gli autori, ma anche scoprire i luoghi belli della nostra città. Ogni incontro infatti sarà preceduto da una presentazione da parte del padrone di casa che racconterà in pochi minuti la storia di quel luogo. Quindi inizieremo il 4 aprile con la Biblioteca Fardelliana, dove la dottoressa Giacalone ci presenterà la storia di questo luogo fantastico trapanese, per poi iniziare con invece l'Agnellorbi, che presenterà il suo libro, e così successivamente in altri luoghi. Saremo al Museo Pepoli, saremo nella chiesa di Sant'Agostino, nella chiesa di Sant'Alberto, alla Casina delle Palme, alla Sala Salernitana. Insomma, tanti luoghi nuovi e antichi della città da scoprire insieme a degli autori importanti.